Non il Catania ma il Cosenza. Al Massimino vincono i calabresi e gli etnei sono costretti a sorpresa a dire addio alla Coppa Italia di Serie C. Sul manto erboso siciliano succede tutto nella ripresa. Micidiale, l'1-2 dei lupi silani che con liguori gelano i tifosi rossazzurri. La squadra di Lucarelli risponde al 78esimo con Russotto, ma è solo un'illusione che si infrange al triplice fischio. Il Cosenza va avanti, affronterà il Trapani. Al Catania resta il campionato. Torneo che in Serie D ha riportato in campo la Vibonese per il recupero della terza giornata. Per i Monteleonesi, chance sprecata in Sicilia. A mettere i bastoni fra le ruote rosso-blu, un Gela che, seppur in inferiorità numerica per un intero tempo, tiene testa fino a pochi secondi dal gong, quando i Vibonesi ristabiliscono gli equilibri con Silvestri e sfiorano il clamoroso controsorpasso. Da Vibo Valentia per la Cinius 24.